Oggi vogliamo il Marocco. Prepariamo un semmen ripieno di verdure speziate. Un semmen sono delle buonissime schiacciatine tipiche marocchine cotte in padella. Questa è la loro versione ripiena. Attenzione, possono creare dipendenza da quanto sono buoni. Per l'impasto, in una ciotola capiente metti farina 00, semola rimacinata di grano duro, un po' di sale e lega il tutto con acqua tiepida. Ottenuto un panetto morbido come questo, lascialo riposare ben chiuso per almeno 30 minuti. Più riposa, più sarà elastico e facile da lavorare. Addirittura lo puoi lasciare in frigo una notte intera. Per il ripieno ho utilizzato solo verdure, carote, cipolla, peperoni, olive, prezzemolo, il tutto tagliato molto finemente in modo che non fuoriesca dall'impasto. Olio evo, sale, pepe, paprika piccante, curcuma e ho portato il tutto sul fuoco. Se utilizzi una padella antiaderente non ci sarà bisogno di aggiungere acqua. Riprendi l'impasto e con l'aiuto di olio di semi inizia a formare delle palline lisce di circa 50 grammi. Da questo momento in poi l'impasto si lavora sempre con olio di semi, altrimenti si attacca. Lasciale riposare coperte per almeno 10 minuti. Dopodiché riprendile una ad una e stendile fino ad ottenere una sfoglia come questa. Incidi la sfoglia con 4 tagli laterali seguendo questo procedimento e inizia a farcire come mostrato in video. In questo modo sarà proprio impossibile che il ripieno fuoriesca dall'impasto. Riprendile una alla volta e con l'aiuto di olio di semi stendile leggermente e portale in cottura. La padella deve essere calda e oleata con olio di semi. Girale spesso e ogni volta aggiungi altro olio di semi in modo che vengano dorate e croccanti. Ci vorranno un totale di 5 minuti. Non appena saranno dorate su entrambi i lati sono pronte per essere servite. Ricetta buonissima, fammi sapere se la proverai.